State ascoltando il meglio di AQPP su M2O. Secondo me l'amico nostro è più propenso al tuo modo di dichiarare. Mario Balotelli. Nel mondo del calcio miliardario solo un fuoriclasse mantiene alti i valori dello sport. Oh, tipo, ti spacco il ginocchio se mi pari rigore, figa. Bla. Solo lui si diverte come un bambino. Dai raga, allaghiamo gli spogliatoi. Tanto paga Silvio. Dice di essere il numero uno. Figa, lo sanno tutti. Dice di avere mille amanti. Oh, tipo, tu ci credi ai giganti? E non si stacca mai dalla sua Ferrari. È il momento di Super Mario Balotelli. Buongiorno Mario! Ah, pensa a te, ma ci sia! A pensare a giocare con questi straccioni, fighe, cioè io ho giocato in grandi squadre come l'Internazionale, il Match. Cioè io sono il bomber della nazionale, figa, mica dei ricchi e poveri. Ascolta zio Fester, cioè decidi, o via tu o via la Barbara, cioè Barbara. Ciao Mario, ma sei arrivato, sei arrabbiato perché il Milan ha perso ancora? Figa, guarda, mi sto strappando i capelli, tanto sono dispiaciuto. Non ce li hai. Mario, ascolta, qui bisogna capire tante cose con te. Allora, Raiola dice che te ne vai, il Milan è nel caos, stasera ha giocato a Barcellona, cioè è caos totale, è questo. Ma quale caos, figa? Oh, è tutto sotto controllo, cioè ognuno pensa ai fatti suoi, chi vuole giocare a pallone gioca, sì. Chi pensa ai soldi guadagna e chi come me pensa alla faiga, tromba. Senti, ma della partita con la Fiorentina, che ci dici? Che è successo? E cosa devo dire, figa? Oh, la figlia del capo ha ragione, cioè zio Fester deve andare, siamo allo sfascio, cioè io ho provato a vincere, ho anche cercato di farmi dare un rigore in ogni modo, figa, appunto. Come la Cagnotto, però quando ho visto che l'arbitro non fischiava, ho detto, sai che c'è? Faccio finta di essermi fatto male, così almeno dicono, poverino, lo hanno azzoppato e lo mi prendo i fischi. Però Mario, dai, non si fa così, cioè ti sei fatto ammonire apposta e sarai ancora squalificato contro il Chievo. Guarda che la crisi è per tutti, non sei solo al Milan, capito? Figa, la vera avevo detto che lo facevo e poi, oh, lo so che non sono solo al Milan, però il problema è che il Milan sono solo io. Figa, che frasone che ho detto, qua mi merito il Nobel. Ma quale Nobel? Mi sa che tu devi abbassare un attimo la cresta, Mario. Credi di essere il numero uno, ma poi stai dietro pure Luca Toni, che è il doppio della tua età, ecco, te l'ho detto. Ah, così, dietro Luca Toni? Chi se ne frega, perché? Beh, poi ora mi sono rapato, cioè sono bello liscio, così la smettono di dirmi che sono uno scavione, figa, che ho la cresta da abbassare, se volete. Vogliamo che segni, perché Luca Toni segna e tu no? Ah, figa, oh, ma mollatemi, tipo, cioè lasciatemi vivere, pensate a trombare che vivete meglio, no? Cioè, ecco, Luca Toni, figa, oh, lui c'è la donna che è un bel figone, tutta rossa, oh, per questo segna di brutto. E quindi tu non sei preoccupato per niente? Ma quale preoccupato? Io trombo di brutto e con tanta faiga, quindi anche i gol arriveranno. Come si dice, il lavoro paga e io pago il bel lavoro, anzi, il lavoretto. Sì, Mario, però peccato che ti pagano per fare gol e non per fare zoom zoom. Peccato che a te ti pagano per fare il coglione. Dai, Mario. Terrone maledetto. Senza offendere, noi ti sproniamo a fare di più, da amici, poi tu fai quello che vuoi, insomma, che se ne frega. Bravi, oh, queste sono parole belle. Ma figa, oh, ditelo alla Barbarella, oh, che quando si bombava il pato perdevamo e stava zitta e muta, no. Cioè, ora che gli manca il fringuello parla. Ascolta, vieni da me, Barbie, che il mio fringuello è pronto. No! Io do Mario! Il mio Twitter, 20 centimetri, bello colorato. No, Mario, così ti cacciano, lo capisci? E magari, oh, Barbie, vieni a Milanello che ti aspetta il mio fringuello. No, ma Mario, meglio chiudere qui, che se parli ancora finisce nei guai. Ciao, e dacci retta che ti vogliamo bene, fidati. Dai, dai, figa, certo che vi do retta. Tanto stasera con il Barça prendiamo altre 4 pere e io mi gioco pure l'over 3,5. Mi fai mi faccio il picchetto. Milan è contento così, Milan, lui sempre con te.